10 pagine che scrivo, in classe si sta zitti. Quanta assurda disciplina, in piedi in riga e dritti. Innanzitutto grazie, grazie alla Shigella, grazie a Maurizio che insomma ha creato l'opportunità per essere qui a Milano, da voi, grazie a voi. E ci sarebbe tanto da parlare perché insomma sono 7 anni di attività del Chiscano e questa scuola che è autogerminata da un gruppo di accompagnatori, non ci definiamo maestri, e da 19 ragazzi nel 2004 e che adesso tra fasi alterne ha sostanzialmente 7 anni di pratica. Alessandro Chiscano nasce nel Veneto, nasce a Verona e nasce nel contesto dunque chiaro, territoriale di una città che ha le sue problematiche, ha le sue chiusure, ha le sue aperture e anche bellezze, ma che è contestualizzata questa esperienza chiaramente al territorio. Ed è importante partire da qui perché noi vediamo soprattutto in ambito di educazione libertaria esempi anche eclatanti che appartengono a culture, a organismi che si autodefiniscono nazioni esteri sostanzialmente e di conseguenza noi magari vogliamo raggiungere un modello tipo Summerhill oppure la Capriole di Friburgo oppure tante altre realtà nel nord Europa, ma sarebbe in un certo qual modo sbagliato riferirsi direttamente a quelle realtà perché quelle realtà sono realtà di quei luoghi. Una autentica azione, diciamo anche territoriale, sperimentale, da svolgere in Italia deve sempre relazionarsi con proprio il luogo stretto dove nasce. La compagine che ha formato Chiscano è nata con l'idea appunto di organismo, lo chiamo, più che scuola o struttura, per cui un organismo è sempre estremamente affascinante ma anche estremamente delicato, è facilissimo romperlo, distruggerlo e ci sono tantissime possibilità da parte di un adulto di annientare progetti di questo tipo. E c'è un motivo, un elemento fondamentale anche della nostra esperienza è il momento assembleare dove i ragazzi si riuniscono, ecco, e all'inizio c'era quasi una regola di una volta alla settimana, poi si è detto ma perché deve esserci questa regola? I ragazzi si riuniscono quando vogliono fare sostanzialmente le assemblee. Allora delle volte sì, c'è una ripetitività, una sorta di conseguenzialità settimanale, ma molte volte no, si riuniscono solo quando ci sono dei problemi da discutere e da risolvere. E c'è questo rapporto, chiamiamolo paritetico, all'interno della classe stessa, dove quello che è considerato il maestro, tanto per intenderci, si spoglie di questa veste, pur rimanendo un adulto, per cui rimane comunque la differenza, mentre che ci facciamo delle illusioni, c'è però la disponibilità di entrare in un colloquio diretto con i ragazzi e far sì che si sia proprio degli accompagnatori della loro crescita, non comunque delle persone che travasano un sapere o che cercano di plasmare, men che meno. Ma insieme si vive l'esperienza quotidiana dell'apprendimento e poi si cerca di relazionarsi a seconda delle esperienze che si possono mettere più o meno in campo. Però io vi dico anche che io sono totalmente cambiato da 7 anni a questa parte facendo questo tipo di esperienza perché mi sono stati maestri tantissimi ragazzi. E devo veramente ringraziare loro perché mi hanno modificato nel tempo. E un'altra cosa anche interessante è non vedere un bambino che dopo diventa ragazzo sempre nell'ottica di una determinata fascia di età, no, perché loro sono velocissimi nel mutare e ciò che sembrava acquisito anche solo pochi mesi fa
è tutt'altra cosa adesso, per cui anche riuscire in un certo qual modo, e non è facile per noi adulti, riorganizzare il nostro approccio, il nostro sentire con degli esseri che cambiano con una velocità notevole. Per darvi un altro dato, siamo partiti appunto in 4, siamo diventati 7 diciamo accompagnatori delle varie fasce di classico, e vedremo, adesso stiamo riorganizzando il progetto in maniera che sia sostanzialmente un'unica grossa pluriclasse dove entrano figure di accompagnatori che portano le materie, dunque conseguentemente i ragazzi scelgono che tipo di materia approfondire sulla base del loro interesse, e poi abbiamo coinvolto una serie di altri 7 maestri, chiamiamoli accompagnatori di materie, portando sia le materie cosiddette tradizionali, soprattutto nel ciclo delle medie inferiori, per cui per forza di cose lo Stato e la scuola statale non pubblica, ci chiede delle preparazioni in 2 lingue comunitarie, per cui inglese e spagnolo. Come scuola parentale, noi siamo obbligati ogni anno, a causa di una legge coercitiva, ritengo, discriminatoria, che è diventata appunto legge 2 anni fa, a fare gli esami ogni anno per ogni ordine di, tra virgolette, classe. E dove appunto dopo la scuola statale non pubblica si dice attenzione, tu sei abilitato ad andare in seconda elementare, in terza elementare, tu puoi accedere perché hai fatto l'esame di 6ª a quello di 8ª. Ebbene, allora noi dobbiamo confrontarci da 2 anni, anche prima, perché c'erano una serie di esami che abbiamo deciso di fare per suppressione delle famiglie, con questo genere di cose, con questo genere di ostacoli, perché lo Stato italiano non agevola assolutamente per questo di questo tipo. E allora c'è tutta un'opera di lavoro anche con le direzioni didattiche e con i direttori didattici di lavoro per cercare di far capire che comunque esiste una realtà che loro devono servire e che ha numeri tipo anche di 120 elementi, l'anno scorso c'erano 120 persone fuori dal contesto statale che davano esami nella direzione didattica, per cui hanno dovuto creare, grazie a rompiscatole noi e di Steineriani e di altre situazioni di homeschooling, un polo sostanzialmente per ricevere queste persone che erano fuori dal Se sono previsti dei momenti di formazione o di confronto, di assemblea, di equip, chiamiamola come vogliamo, tra insegnanti e anche coi genitori, cioè se questa assemblea è magari anche aperta all'insegnante, al genitore, per capire questa differenza di porsi nei confronti delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e dei ragazzi. Poi l'altra cosa che volevo chiedere era la divisione in classi, come viene fatta, cioè sulla base di un ordinamento comunque statale, se sono libere le bambine e i bambini di scegliere le lezioni che vogliono seguire, se insomma le classi come vengono fatte. E poi un'altra cosa per quanto riguarda invece tutto l'aspetto corporeo-motorio, che importanza ha, se ci sono insegnamenti di teatro, musica, ginnastica, intesa, insomma, educazione motoria in questo senso. Grazie. Prego. Nel momento in cui si entra nel collettivo o si dà la propria adesione al collettivo di studi, quello che verrebbe richiesto è chiaramente un interesse e un'autoformazione sulla base delle proprie anche dei propri interessi allo studio, nel senso che se uno ha capacità tecniche è meglio che svisceri molto il settore tecnico oppure per la matematica, per la scienza, oppure invece per le materie tipo la filosofia o le lettere.
e conseguentemente deve esserci di base una voglia di continuare a studiare la propria materia. E questo porta dopo ad un arricchimento proprio della proposta che l'accompagnamento deve fare, l'accompagnatore dovrebbe fare in classe, per cui autoformazione sulla base dell'interesse. Poi per quanto riguarda invece il momento collettivo si fanno dei cosiddetti collegi dove ci si scambiano informazioni, dove si cresce all'interno di tutta una documentazione, ad esempio per i cicli elementari fino adesso noi non abbiamo e non intendiamo anche in futuro, perché siamo in una fase anche di cambiamento in questo momento, per rendere ancora più diciamo libertaria la nostra esperienza, e non abbiamo adottato mai libri di testo, per cui ci siamo costruiti i nostri quaderni, sostanzialmente i percorsi che dopo sono serviti anche per i maestri che sono entrati dopo la nostra diciamo esperienza pilota, e vengono passati questi quadernoni delle varie materie dove sono annotate sopra le lezioni, l'organizzazione di come portare una determinata materia, le specificità, la reazione dei ragazzi, e sulla base di questo non deve essere visto come un canone fisso, e anche lì hai la possibilità di vedere come lavora l'accompagnatore, perché se si trova in un certo qual modo già il quadernone fatto per tutte le materie della classe prima, della seconda, terza, quarta, quinta, e lo lascia così, lì viene meno quello spirito di ricerca che si chiede sostanzialmente a chi viene a operare all'interno di un contesto del genere. Ciao Gabriele. Ciao Giulio. Ciao, ciao a tutti, scusatemi, ce l'ho fatta. E per cui c'è questo materiale, si chiede di rielaborare questo materiale, di mettere delle cose nuove e non necessariamente collegate anche proprio agli studi, ma come si diceva prima, alla pratica, anche alla pratica del corpo stesso. E un maestro che non so, insegna circo, è bello che non so, riesca a portare o a trasformare non so, l'utilizzo del clavetto, delle palle in un sistema matematico, perché no? I ragazzi lo apprendono anche con una facilità maggiore. Abbiamo costruito un piccolo sistema di le tabelline, no? Per dire, ho tutte quelle nozioni che sono astratte, bisognerebbe dare massa a questa astrazione, dunque concretizzare. Il bambino tocca, il bambino è nel movimento, il bambino è anche nel tatto, nella manipolazione. E allora sono state fatte queste tabelline, che sono tabelline di legno, con i chiodi, la lana, che creano figure geometriche a seconda della tabellina, e che non ha neanche bisogno, io ho visto con stupore, del riferimento numerico, perché dopo è la figura che guida sostanzialmente il compimento del 2, 4, 6, 8, 10, in seguito 3, 6, 9, 12, 15, e il bello è che una tabellina può anche cascare addosso e può fare male. Uno può andare a casa e dire mi sono punto con la tabellina del 4. Ed è fenomenale perché per i ragazzi è un'esperienza viva e quella tabellina non è più un qualche cosa. Può essere la memoria. Esatto, proprio la memoria fisica. E per cui ci sono questi momenti di formazione che sono necessari, che sono continui e che creano anche lo spirito di corpo, di gruppo, diciamo, del collettivo di studi. Per quanto riguarda l'apertura ai genitori, qua apriamo un po' un capitolo delicatissimo, perché molte volte queste aperture sulla educazione, sulla pedagogia, la metodologia, chiamiamola così, crea dei deliri collettivi dai quali è difficile dopo sottrarsi, crea degli psicodrammi, crea delle indicazioni astratte che portano via tantissimo tempo e che non riescono ad andare sostanzialmente su elementi che invece sarebbe sano portare in classe ogni giorno. E allora diciamo che chi vuole anche discutere di questo lo può fare in una situazione sia assembleare, nel senso che fa convocare il collegio dei
collaboratori, oppure individualmente nei colloqui individuali con le varie figure. Per quanto riguarda le classi, la suddivisione per quanto riguarda il problema degli esami, fino adesso sì, c'è una suddivisione generica in prima, seconda, terza, fino in ottava, perché ci sono degli esami specifici e dunque anche la nostra difficoltà in questi anni qua, soprattutto in questi ultimi due anni, è stata quella di lavorare a doppio binario. Un occhio alla pratica libertaria e un occhio inevitabilmente al programma che dopo i ragazzi porteranno, che comunque è una bruttissima trappola nella quale, e qui dico in maniera legittima, ogni famiglia cade, anch'io sono genitore, anch'io ho due figli, che è quella di, ma alla fine insomma, i ragazzi passeranno l'esame, saranno preparati, dovranno fare matematica in una determinata maniera, cose di questo genere. E allora chi più chi meno insomma cerca di fare un lavoro di sensibilizzazione con le direzioni didattiche, ma questo vi dico è estremamente arduo, quando hai delle commissioni che ti dicono sì, 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 ci incontriamo da settembre, e poi in realtà l'incontro avviene a maggio forse, o addirittura c'è già capitato per tre anni con l'istituto, nel momento dell'esame, per cui nessuno conosceva niente. Le uniche cose che hanno chiesto, ci sono certificazioni, sì, ci sono certificazioni, perché abbiamo dei ragazzi che voi avete certificato e adesso noi li possiamo utilizzare come boomerang, ma è squallidissima la cosa, nel senso che hanno dei programmi differenziati. Allora per loro è accettata, diciamo, la visione libertaria di altro programma, perché è già stato sancito che loro sono diversi. E allora fisico-motorio, sì, interessante una cosa. Per otto anni abbiamo sviluppato un esercizio che non è mai esistito, a cui abbiamo dato nome per quella passione che avevano preso dal greco, recitato in prima elementare, portato fino alla fine. Adesso tre di queste ragazze sono al classico. E quell'esercizio che avevamo chiamato Askesi, da Askesis, appunto semplicemente esercizio in greco, e consisteva in una, avevamo a disposizione questo parco fenomenale con questi alberi, nell'andare e a fare una serie di respirazioni la mattina. E a queste, che erano delle respirazioni che erano accompagnate da delle poesie che avevamo scritto e che fornivano sostanzialmente un supporto mantrico, perché si ripetevano per tutto l'anno. E i bambini, ritrovandosi, soprattutto i ragazzi più piccoli, in questo lavoro di respirazione e di memoria, memoria che dava loro anche sicurezza, perché erano poesie estremamente complesse anche. E in queste loro ritrovavano come una specie di ambiente che riuscivano a ripetere nel giro di poche settimane, a rafforzare nel giro di un mese, ti puoi immaginare nel giro di un anno. E ogni anno aveva una sequela di poesie nuove, per cui otto fasce sostanzialmente di poesie collegate ai movimenti del corpo. Sì, ecco, poi all'interno della scuola abbiamo avuto anche questa fascia circo-teatro e dunque questo maestro giocoliere che ha portato il circo sostanzialmente a livello di laboratorio in mezzo ai ragazzi, per cui molti hanno fatto il circo-teatro. E poi un'altra forma, per chi, non so, ha seguito la pedagogia steineriana, io ho insegnato due anni nella scuola steineriana di Verona, poi da lì appunto ho deciso di uscire con il gruppo e organizzare Kiscano, e è rimasto un maestro aperto, un euritmista tedesco, che ha voluto seguirci in quest'ambito qua, e il bello è che ha capito al volo un po' la proposta che si faceva e ha detto: non faccio euritmia, perché io nell'euritmia, lui che era rigorosamente euritmistico, perché aveva anche provato tutto il percorso steineriano a Vienna, per cui lui è completamente steineriano da questo punto di vista, perché ha fatto dalla prima elementare in poi la scuola steineriana, ha detto
ma conosco anche i lati oscuri di questa pedagogia, per cui ho detto apporto la trasformazione dell'euritmia in quella che io ho chiamato teatro organico. E allora Alciscanu ha proposto questo teatro organico, che era una rielaborazione individuale, con dei racconti che aveva costruito lui, di una pratica euritmica che non si definiva più come tale. Per cui, se vogliamo, una eresia, voglio dire, dei riferimenti di allineamento con l'ambiente steineriano, un'eresia di una materia prettamente steineriana. La mia era più una domanda rispetto all'aspetto organizzativo della scuola, ovvero voi non prendete sovvenzioni, non chiedete finanziamenti, avete detto, quindi è a carico dei genitori, ma quindi cioè io penso al mio reddito e non so se potrei permettermi una scuola privata che non sia quella statale, quindi diventa una questione elitaria. Come funziona? Per chi non ha la possibilità e soprattutto se voi riuscite a garantirvi degli stipendi adeguati, decenti, io organizzo sempre. La domanda è quella sempre sibillina e difficile a rispondere, no? Della scuola d'élite e del fatto della sì. C'è poco da nascondere, anzi non c'è proprio niente. La comunità si regge sulle forze economiche delle famiglie che aderiscono al progetto, per cui le rette sono tipo 280 euro mensili per le elementari e 300 per le medie, e non ci si scappa da questo perché meno, con i numeri che abbiamo, non c'è la scuola. So benissimo, ma non è diventata una regola, perché non la vogliamo far diventare, che alcune famiglie aiutano altre famiglie che non possono permettersi questo. E anche questo è un bel risultato, dopo degli anni di attività, di una partecipazione, di una sensibilità che non deve diventare regola e che si attua sostanzialmente nel corpo dei genitori. Si dibatte, si è dibattuto anche all'interno della rete per l'educazione libertaria, questo discorso appunto degli eventuali aiuti economici oppure dei fondi. Allora, l'idea base è quella che sì, si possono anche accettare dei fondi, l'importante è che questi fondi non costituiscano sostanzialmente quello che è il principio economico che decide della durata del progetto, perché sono da scartare eventuali soluzioni di questo genere dal mio punto e dal nostro punto di vista. Cioè possono esserci anche, non so, delle donazioni, possono esserci anche dei fondi che possono arrivare, cosa che noi, vi dico, non abbiamo ancora attuato, perché ci siamo sempre tenuti a distanza. E se questi non esercitano un potere di pressione sul progetto e se soprattutto il ritiro o la fine di questi fondi non vengono a far crollare il progetto, cioè non pregiudicano effettivamente il progetto libertario, perché sennò ci si lega ad un altro ambiente, ci si lega ad un'altra logica. Allora io quello che direi è, prima con sofferenza imparare a stare in piedi da soli e poi piano piano vedere coscientemente, siccome lì non lucra nessuno e adesso arriviamo anche gli stipendi degli accompagnatori, di arrivare piano piano ad organizzare queste forze economiche che tengono in piedi il progetto e che possono venire, ma non completamente intaccare, possono venire a dare una mano dunque al progetto economico senza pregiudicare l'andamento futuro del progetto economico. E per cui io non direi che è una scuola di elite, perché è vero che ci sono figure anche di professionisti che portano lì i ragazzi, questo senz'altro, però è anche vero, è una testimonianza anche della mia classe, con percorsi addirittura di maggiore durata, dunque di tenuta più forte nel tempo, e non è facile per una famiglia avere questa tenuta. Io vi parlo di questa famiglia gente di 8 anni, ma anche altri di 5 anni, di 6 anni, che sono persone che
chiamiamole con reddito normale o basso, operai, che hanno deciso di investire le loro esigue energie in una cosa, cioè l'educazione, piuttosto che in altre. Ecco, per cui io dico che ci deve essere sempre questa coscienza. Per quanto riguarda gli operatori, allora tutti vengono pagati, sono d'accordo col tuo principio, a Chiscano nessuno è mai non stato pagato. Tutti devono essere pagati, anche poco. Ci si mette d'accordo. Io posso darti 100 euro al mese per questa materia. Ti va? Non ti va? No, non ce la faccio, devo trovarmi un altro lavoro, io sono qui. Non vengo. Sì, mi va perché sto facendo altri lavori, ma mi interessa insegnare. Bene, hai 100 euro, non possiamo darti di più. I maestri di classe, quelli che hanno il peso maggiore. Adesso io gli dico, sto lavorando per 450 euro al mese e ho una famiglia con due figli. Ecco. Se non hai, magari, la mia compagna lavora anche lei all'interno della scuola, per cui alla fine facciamo uno stipendio unico, se vogliamo. E in altre situazioni, quando ci sono tanti ragazzi, puoi arrivare a 800-900 euro. Ma le cifre sono queste, sono cifre da sopravvivenza. Devi crederci e devi sperare, organizzando le tue energie, che le cose funzionino. Partendo dalla tua esperienza pregressa, prima parlavi del tuo biennio alla scuola steineriana, qual è stato il motore che ti ha spinto a fondare, ad andare avanti, a perseguire la creazione di questa realtà che è la Chiscano? E visto che tante persone qua oggi magari sono qui apposta per intraprendere la stessa strada, quale può essere per loro lo stimolo a intraprendere una realtà come la tua? Qui non dirò peste e corna della scuola steineriana. Sono entrato in scuola steineriana, ho fatto la mia formazione per diventare maestro steineriano e ho preso questa classe di 9 ragazzi, poi è diventata una più di classe e poi sono arrivato all'idea che era meglio che uscissi da quella situazione. Il motivo, diciamo, principale è stato il dogmatismo. E sostanzialmente vi erano, io vengo da un percorso di tipo filosofico, la mia laurea è lì, ma al di là della laurea, voglio dire, il mio interesse è lì, e trovavo molte affermazioni che dopo si trasferivano in quello che si portava, la cosiddetta, in questo caso, pedagogia in quanto struttura e non educazione, non si riusciva in un certo qual modo a sviscerare, a capire perché venivano fatte determinate scelte, ma queste scelte erano date a priori. Tipo, non so, non si usa il colore nero, perché il colore nero è troppo un segno forte, incarnativo, i ragazzi lo devono poter prendere quando sono in quinta. Tutte spiegazioni buone, però io ho dei ragazzi in prima che mi usano il colore nero. Cosa faccio? Lo devi vietare. Non lo vieto. E lì cominciavano i contrasti. Ti vesti sempre di nero. Un maestro deve portare i colori perché, secondo le teorie di Goethe, ci sono la teoria dell'arcobaleno, dei colori. Sì, va bene, ok, non esiste il nero, c'è solo il viola, una gradazione forte di viola scuro. Vi servono stupidaggini queste, ma dopo ripetute, riorganizzate e portate anche nelle aule diventano un diktat. E io non avevo nel mio intimo nessuna idea di seguire il diktat, soprattutto con queste fucine incredibili di... anche loro chiamano reincarnative, ad esempio non si può passare lì, non si può fare le conte all'incontrario perché ritorni verso la fase quella prenatale, dunque anche la morte, e i miei invece facevano quello che volevano perché gli piaceva fare questo e anche prendersi beffe dello stesso ambiente. E insomma, su una serie di contrapposizioni di questo tipo, che dopo diventavano chiaramente di spessore maggiore, e decisi che quello non era più il mio posto.
e non avevo bisogno di un altro dogmatismo, visto che uscivo da altri dogmatismi che avevo, con i quali mi ero confrontato anche in età giovanile, e per una serie di situazioni ambientali. E di conseguenza decisi di uscire. E accanto a me arrivarono anche altri maestri che erano stufi di questo tipo di atteggiamento e formammo i quattro Frescani, che doveva avere e cerca di avere delle logiche che sono completamente diverse. Per cui io non dico nulla degli steineriani, se non che quella è la loro strada e chi la vuole seguire che vada appunto su quei binari, in quella direzione. Per quanto mi riguarda, è una strada per me non praticabile. La famiglia dice: ho scelto per l'educazione parentale per i miei figli e do a questo signore qua sostanzialmente il compito di accompagnarli, ma la responsabilità è sua, che ha dato sostanzialmente, ha dato delle indicazioni che quello è l'accompagnatore che accompagnerà negli studi il ragazzo o la ragazza. E dunque agire quel modulo è garantito dall'articolo 33 della Costituzione italiana, e educazione dunque parentale, e però fare una piccola associazione, e con quell'associazione far sorgere una micro scuola anche di quartiere. Avete individuato un numero massimo di accompagnati o di allievi che dir si voglia? Che rapporto avete con le nuove tecnologie e televisione? E come presentate il progetto? Attraverso quali canali? Allora, in maniera concisa, noi riteniamo che per un'esperienza del genere, dove deve esserci sostanzialmente un contatto forte tra persone, tra accompagnatori o accompagnati, come dicete, il nucleo deve essere piccolo. Sostanzialmente non si devono raggiungere grandi numeri, per cui anche fisiologicamente, voglio dire, più di 20-30 ragazzi, massimo 50, ecco, basta. Dopo si crea magari un'altra scuola con altre persone. E nelle classi, se riteniamo il modulo classe funzionale, altrimenti io preferirei andare sulla più di classe, comunque in fascia di età, anche lì abbiamo 6 ragazzi, e ci sono 3, e ci sono state 9, ma secondo me il limite massimo dovrebbe essere 13, non di più, perché dopo perdi quel contatto diretto con i ragazzi e proprio con i casi singoli. E il rapporto con le tecnologie viene dato da loro, nel senso che non c'è una negazione alla televisione, al computer, al cellulare, c'è un'informazione altra. Ad esempio, nel ciclo delle medie, per forza di cose, essendoci in materia informatica, abbiamo proposto un percorso che hanno fatto i 3 anni precedenti, adesso stanno facendo, di informatica informata, nel senso informata che lavoriamo sul sistema Linux, Ubuntu ed Ubuntu, dunque su un open source.